Mentre guardi questa cosa, tutto attorno a te si creerà un'immagine. Un'immagine di una volta. Un'immagine ben precisa. Un'immagine di un evento che la tua testa, il tuo cervello, ha ricordato, che ha lì dentro. Lì dentro. Si tratta di un episodio particolare, accaduto quando tu sei andato in Sardegna, dalle parti della Maddalena. Il tuo cervello sta ricordando questo episodio molto particolare. Dall'inizio, un episodio molto particolare. Dall'inizio, molto particolare. Il tuo cervello sta cercando questo episodio, lo sta cercando e lo sta trovando. Comparirà come una scena ferma, sferica, tutta attorno a te. Tutta attorno a te. Io conterò fino a tre, poi l'universo diventerà un grande schermo nero, sferico, e tu ci sarai dentro. Quella volta lì, ecco, il tuo cervello ha trovato quella strana cosa. Io conterò fino a tre e poi l'universo si illuminerà di questa scena ferma e tu ci sarai lì, nel mezzo. Quando io avrò contato fino a tre, la scena apparirà e tu la potrai descrivere come una scena ferma in cui tu sei lì, nel mezzo. Uno. Due, l'universo cambia di colore. Tre. Che strana scena. Cosa si vede in questa scena? La puoi guardare, dall'alto al basso, da destra a sinistra. Cosa si vede? Questa scena. Si vede una galleria, è scavata nella montagna. È tutto marrone. Sì. Ci sono più gallerie. Si entra come da una grotta e poi ci sono tante gallerie. Bene. Ora io conterò fino a tre e poi tutto si muoverà. Uno, due, tre. Muove. E ora che succede? C'è una grossa sala. Illuminata c'è un sottomarino lì. Un sottomarino? E tu come sei vestito? Addosso. Hai delle cose addosso? Sì. Cosa ci fai lì?
hanno fatto entrare. Ti hanno fatto entrare? Chi ti ha fatto entrare? Li conoscevi? No, eh? No. Come se non ci fosse. Come se non ci fosse gente adesso. Adesso non c'è gente. Cosa sono quelle cose addosso che hai? È come una divisa. È come una divisa. Chi te l'ha messa? Mi seguono dietro. Come sono fatti quelli che ti seguono dietro? Non sono così bassi. Sono bassi? Quanti sono? Due. Fanno rumore coi piedi? No, hanno un passo lento. Sì. E ora cosa succede? Che noi dobbiamo attraversare tutto questo corridoio lungo. E là sotto c'è sottomarino. Sottomarino? Ed è tutto illuminato. Tutto illuminato. Dobbiamo salire lì a destra. A destra. Cosa c'è lì a destra? Si sale in un'altra stanza. E ora cosa succede? Dobbiamo camminare. Camminare. Dobbiamo scendere dei gradini. Puoi camminare ancora tanto. È lungo. Sì. È tutto nella roccia. Tutto nella roccia. Di che colore è la tua divisa? È blu. Blu? Guardati le mani. Come sono fatte le dita? Sono sei. Bene. E ora cosa succede? Cosa succede ora? Cosa succede ora? Cos'è questa cosa? È stato un raggio bianco grande che mi ha preso. Sì. E mi ha tirato giù. Ah, veloce. Sì. E ora dove sei? Sono sopra. Sopra. Com'è questo posto?
È grande, eh? Sì, grande. C'è qualcuno con te? Ci sono due dietro. Sono quelli di prima? No. Come sono fatti questi? Sono umani. Sono umani. Come sono vestiti? Hanno una divisa. Che colore è questa divisa? È blu e nera. Blu e nera. Strana. Cos'ha di strano? Non è quelli normali. No. Si vede che sono umani. Non sembra tanto, eh? Come hanno gli occhi? Brutti, eh? Sono tondi, è vero? Brutti. Sono brutti, eh? E le mani? Guarda i polpastrelli. Sono serpenti. Sembrano un po' serpenti, eh? Come ce l'hanno i polpastrelli? Un po' tondi, eh? Bravo. Come le rane. Quante dita hanno? Cinque. Sono palmate? Sì, eh? Sì. Bene. E ora cosa succede? Sì, su quella scala. Lo dicono loro. Devono spingere lì dentro. Lì dentro. Cosa c'è lì dentro? C'è un tubo lungo. Lungo, eh? Sì. Tu entri dentro il tubo. E ora cosa succede? Nel tubo sei. Cosa accade ora? Cosa sta succedendo ora? Io... è come se sono dentro la sfera e sono entrato dentro la bocca di uno grande. È come se un coccodrillo grande grande mi ha mangiato. Io sono dentro questa sfera. Dentro questa sfera? Sì. Sì. Lo vedi il tuo corpo? No. E ora cosa succede?
come se sono in un labirinto. Sai dove andare? È la sfera che va. Ah. Come è fatto questo labirinto? Vedi ora? C'è un luogo strano. Un luogo strano? Com'è fatto questo luogo? Ci sono tanti, tanti tubi. E le luci che passano. Tanti tubi. Sì. Tu sei sempre nella sfera. Sì. Bene. E adesso mi devono mettere lì dentro. Dentro dove? In questo posto dove ti metto i tubi. Entri dentro un tubo? No, 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 è un posto dove tu ti estrai e loro ti attaccano tanti tubi. Ah. E da questi tubi scorrono delle cose, ma ci sono tante persone lì. Come sono fatte queste persone? Come me. E tu come sei fatto? È così. Ce l'hai un corpo? Sì, adesso. Sì. Come è fatto questo corpo? Lo riconosci? Sì. Bene. È il tuo. Non mi sembra. E come è fatto? È come se io guardassi me stesso. Da fuori. Ah. Bene. Dall'alto. Da qua. Bene. E come è fatto questo corpo? È vuoto. È umano? Non tutto. Non tutto. No. A cosa assomiglia? A un serpente. Ce l'ha la coda. Metà serpente? E l'altra metà? Io. Tu. E ora cosa succede? Gli altri serpenti guardano. E ora cosa succede? Una luce verde che stacca il serpente dietro e io e tu e io guardo me e tu come sei fatto? Brutto. Brutto cosa vuol dire?
Come sono fatti gli occhi? Neri. Grandi? E le mani come sono fatte? È quasi come me. Quasi come te. I polpazzelli come sono fatti? Quasi come me. Quasi come te. E questo corpo qui che cos'è? Non lo sai? No. No. E tu cosa ci fai lì? Che guardi dall'alto? Hanno usato me per farlo. Hanno usato te? E ora cosa succede? Ora. Che succede ora? Io devo tornare di là. Tu devi tornare di là? E come ci torni di là? Camminando? No. E come ci torni? Ti accompagna qualcuno? Una luce verde. Una luce verde. E ora cosa succede? Il mio corpo lì è fermo. Il tuo corpo è lì. Ci sono tanti altri. Tanti altri corpi? E ora cosa succede? Lo riconosci il tuo corpo? Sì. Sì. Come si chiama il tuo corpo? Noele. Bravo. E ora cosa succede? E io rientro nel mio corpo. Bravo. Tu rientri. Hai vestito il tuo corpo? No. No. E dove è messo? Sdraiato? No. È dritto? Era così, adesso è così. Ah, un po' più verticale. È dentro qualche cosa? Come fai a rientrare? Così. Rientri di tua volontà o qualcuno ti ci spinge? La luce verde. È la luce verde. Perché t'hanno portato dall'altra parte? Io non conoscevo questo posto. Bene, bene. E ora cosa succede? Il mio corpo era qua. Come mai due corpi? Perché? E qua c'era una macchina con i tubi, tanti tubi, così
serpente dietro e io davanti. E di là c'era l'altro in piedi, ma di là. Di là, sì. Ma poi io dopo sono entrato di là. Certo. Certo. Era diverso. Era diverso, certo. Non è lo stesso corpo. No. No. E ora cosa succede? Sei rientrato nel tuo corpo? No. Beh, come ci si sta? È brutto. Come mai? È freddo. Ma ora dopo torna caldo. Poco. E ora cosa succede? Cosa vedi? C'è un serpente gigante davanti. Che brutto. Cosa vuole questo qui? Controlla. Controlla. Ce l'ha la coda. Sì. È enorme. È enorme. È grosso. E controlla. È dietro un vetro, per fortuna. Per fortuna è dietro un vetro. E guarda. Ma è gigante. Ma è gigante. Quanto sarà alto? Ma è messo per così lui. Orizzontale. Per lungo, lungo. Lungo. Ma enorme. Ma enorme. La sua lingua è più grande di me. Com'è fatta la sua lingua? Così. Biforcuta, eh? È un po' tozza, vero? Che schifo. Ma si muove, fa qualcosa. Sì. C'è qualcuno con lui. Chi è? C'è uno blu lì. Ce n'è uno vestito di blu. Com'è fatto quello vestito di blu? C'è anche quello con la divisa blu e nera. Sì. E quello vestito di blu com'è fatto? C'è uno che è un militare, quello blu e nero invece è come un serpente anche lui. Ecco. Quello blu è un militare. Sì. C'ha qualche stemma addosso. È aeronautica lui. Aeronautica. C'ha l'aereo qua. C'ha l'aereo, eh? E ora cosa succede? Guardano che io esco. Cammini da solo? Oppure ti portano? No, no, adesso io cammino. Cammini, eh? Ti reggi bene sulle gambe. E faccio fatica a camminare. Sei vestito? O no? No. Com'è il pavimento? Caldo o freddo? Freddo, come se ci sono due binari. Ci sono due binari, sì. Sì, come se tu devi camminare all'interno di quello. Ci sono altre persone con te. Io sono solo adesso. Non ti accompagna nessuno? Niente. Due? Come sono fatti questi due? Sono più piccoli. Sono più piccoli, eh? E ora cosa succede? Devo camminare di là. Di là? Passare la galleria. Galleria. Si apre. Si apre.
Di là cosa c'è? C'è una luce gialla. Gialla. Che cosa c'è? Oltre la luce gialla. Non c'eri mai stato prima? Io no. No. Cosa c'è in questo posto? Si muovono delle luci gialle. Ah, si muovono le luci gialle. E tu come sei fatto? Strano anch'io. E sei strano anche tu, eh? Anche tu sei una luce gialla. Interessante. E il tuo corpo dove l'hai lasciato? Lì all'ingresso. All'ingresso? E ora cosa succede? Si entra in questa cosa qua che ci... Qualcuno ti dice qualcosa? No. No. E cosa succede? Una cosa alta, alta, alta. Come è fatta? Alta, alta. La caverna alta, alta, alta. Un tubo lungo. Sì, è una grotta grande, alta, alta, alta. Sopra c'è una luce gialla. E ora cosa succede? Questa cosa ruota, gira, gira, ma io non ci capisco niente. No. E ora cosa succede? Cosa succede? Che si deve camminare sopra questa cosa qua. Sì. Solo tu ci devi andare? O ci sono altri? No, io. Tu. E vai su questa cosa. E dove vai a finire? E questa cosa qua si solleva, è come una cosa così a spirale, una scala a chiocciola, ma non hai gradini, non hai gradini lisci. Intanto anche questa si alza e devi andare là dove c'è la luce. E cosa c'è là dove c'è la luce? Esci da un'altra parte. E cosa c'è da quest'altra parte? Un posto gigante. E cosa c'è in questo posto gigante? È come un grande deserto. Di terra tutta secca. Tutta secca. In fondo c'è un grande sole. Grande sole? Sì. E ora cosa succede? Sembra un altro mondo. E ora cosa succede? Che posto strano.
C'è qualcuno con te. Adesso lì ci sono due. Come sono fatti questi due? Sono diversi dagli altri. Sono diversi. Come sono fatti? A cosa somiglia? Sembra un posto di dinosauri. E questi due a cosa somiglia? È un posto finto, Sì. Sì, da cosa si vede che è finto? Perché adesso si chiude. Ah, si chiude. Sì. È finto. Perché così pensano che io sia un sogno. E ora cosa succede? Che siamo tornati nella galleria. Nella galleria? Era come il cinema. Era come il cinema. Certo. E tu ora che forma hai? Io? Era per farmi dimenticare. Per farti dimenticare. Così loro pensano che io ho sognato. Interessante, bene. E ora cosa succede? Che io faccio il corridoio lungo della galleria. Poi si apre una porta così. Grande. C'è qualcuno con te? No, loro restano lì. Si va dentro qualcosa. Un tubo. Si esce fuori. E fuori dove? Al mare. E sei vestito? No, sto facendo il bagno. Stai facendo il bagno? C'hai il costume? Sì. E là ci sono i miei amici. Ci sono i tuoi amici, eh? Sì. Che giorno è? Martedì. Che mese siamo? Luglio. Chi sono i tuoi amici? Qui c'è Diego. E poi gli altri sono suoi amici. Come ci sei andato dentro quel posto prima? Mentre stavi facendo il bagno? Sì. E come hai fatto ad andare in quel posto? Cosa strana. Ti ci sei trovato? Sì. Sì. Ci sono i tuoi amici. Allora ero là sulla spiaggia. Mi sono andato presto al mare. Per fare il bagno. Sì, sono andati via tutto il giorno. Tutto il giorno? È bella quella spiaggia. È una spiaggia rosa. La spiaggia rosa? Sì. È quella che è là. È là. È bella quella spiaggia lì, sai? Bene, è bella. E tu cosa fai? Nuoti verso i tuoi amici? Dopo. Adesso faccio il bagno, fa caldo. Ora fai il bagno. Bene. Te lo ricordi di dove sei stato? Certo.
Lo vuoi raccontare ai tuoi amici? No. Perché? Io non devo dire queste cose. Ah, come mai? Perché sono un segreto. Ah, chi te l'ha detto che è un segreto? Loro. Loro? Quando te l'hanno detto? Quando mi hanno attaccato i tubi. Quando ti hanno attaccato i tubi, eh? Eh sì. E cosa ti hanno detto? Non lo dire a nessuno. Io non devo dire niente. Certo. Erano i serpenti che ti attaccavano i tubi. Sì. Tu non devi dire niente. I tuoi amici non gli devi dire niente. No. Loro non vogliono. Come mai non vogliono? Non gliel'ho chiesto. Come mai non gliel'hai chiesto? Perché quando sei lì non parli. Non parli. Non capisci niente. Non capisci niente. Loro fanno le cose. Quante volte le fanno queste cose? Io non c'ero mai stato. Io non c'eri mai stato. No. E le altre volte dove eri stato? In altri posti, per esempio. Ma lì è la prima volta che capisco da dove si entra. Lì è la spiaggia rosa di Caprera. Si entra da lì. Sì, però tu dopo vai di là. Dopo. Sì, perché di là c'è la base. Sì. Tu passi sotto e vai di là. Perché di là non puoi andare. No. No. Perché loro ti pigliano? Gliel'hai chiesto? No. Perché non glielo chiedi? Perché non riesce a parlare. Non riesce a parlare. E loro cosa fanno poi? No, loro non ti dicono niente. Loro ti prendono e ti mettono le cose. Le cose? Bene. Certo, ti mettono nelle cose. Bene. E ora torni dai tuoi amici dopo che hai fatto il bagno. Sì. Bravo. I tuoi amici cosa ti dico? Dov'ero? Dove eri? Come mai sei stato via tanto? Sì. Quanto sei stato via? Non ti come 2 ore. 2 ore? Hai fatto un bagno lungo. Io ho detto che ero di là a fare il bagno, perché mi piaceva. Bravo. Bravo. Beh, ora conteremo fino a 3. E poi diventerà tutta nera, tutto buio, non si vedrà più niente, e tutto ritroverà il suo spirito all'interno dell'universo a galleggiare. 1, 2, 3. All'interno dell'universo a galleggiare, a galleggiare all'interno dell'universo, e mentre galleggia all'interno dell'universo. Ora, tra qualche istante, sentirai un odore particolare. Questo odore ti permetterà, una volta che l'hai percepito, di andare direttamente in contatto con la tua vera essenza. Man mano che sentirai questo odore, la tua anima verrà fuori sempre di più. Particolare. Forte ma gradevole. Forte ma gradevole. Mano a mano che tu sentirai questo odore,
E la tua anima? Con la quale noi parleremo. Così. Questo profumo è in grado di tirare fuori le anime. Mentre tu spaccati, io ti chiedo, come mai non riesci a buttare fuori quel parassita che hai e che abita il corpo di questo contenitore? Forse non lo vuoi fare? Sei capace di farlo? Ma lo puoi fare? Lo sai che lo puoi fare? Ci ho provato tante volte. Vuoi che ti dica come si fa? È semplice. Basta volerlo. Non è importante capire come avvenga. Tu lo vuoi? Ma lui si voglia riattacca. E lui lo fa. No. Tranquillo. L'hai già fatto. L'hai già fatto. Lui poi non si riattacca più. No. Lo puoi fare. Ma poi lui si riattacca. Se tu sei staccato per un po', lui dopo non ti può più attaccare. Devi aspettare. Permetterà di fare anche altre cosette. Lo sai che prendono questo contenitore e prendono anche te col contenitore? Come mai prendono questo contenitore e te? Perché mi vogliono usare. Ti vogliono usare? Sei contento di questo fare? No. Non vuoi allora? No. Bene. Allora puoi rimanere attaccato al tuo contenitore quando loro ti prendono. Così loro, non riuscendo a staccarti, non ti potranno più utilizzare. È facile, è già stato fatto e funziona. Com'è non riuscendo a staccarmi? Allora ti usano perché ti staccano dal contenitore, ma non ti possono usare se ti rimani attaccato al contenitore. Quindi quando loro ti mettono in una macchina che stacca le cose, e lì non ti stacchi. E la macchina non gli funziona solo perché tu vuoi non staccarti. Ma loro è da tanto che non vengono. Loro è da tanto, hanno smesso. Come mai non vengono più, non ce la fanno più? No. Bravo, hai visto che sei stato bravo. Ma possono agire lo stesso. Ma non sono gli stessi, sono quegli altri. Certo. Quegli altri noi li mandiamo via. Abbiamo mandato via anche l'essere luminoso. Mandiamo via anche questo. No. L'ha mandato via lui. Bene. A noi ci è servito. Ma lui si era forzato. Ora noi mandiamo via lui. Così dopo abbiamo finito. Sarebbe un errore incaricare altre cose. Perché noi siamo in questa vita apposta, proprio per provare questa cosa e per insegnarlo agli altri. Non possiamo andarcene così senza non aver risolto questo problema. Che poi si ripresenta in un'altra esistenza con un altro contenitore. Tanto vale risolverlo qui, in questo momento. Siamo qui apposta. Allora, quello che noi dobbiamo fare è provare a trovare il sistema di eliminare questo coso, così poi lo diciamo anche agli altri come si fa. Qualcuno ci è già riuscito,
Alessia, quel contenitore, ci è già riuscito? Non è così. Com'è allora? Loro stanno in silenzio. È diverso. Loro prendono tempo. E certo. Bene. Perché anche se non si fanno sentire, non vuol dire che sono andati via. Certo. Però può voler dire anche che sono andati via. Ma se vanno via, veramente, tu sei un'altra persona. Certo, tu sei un'altra persona. Perché loro, anche se stanno in silenzio, continuano ad alimentarsi. Certo. Allora bisogna proprio mandarli via. Si tratta solo di un atto di volontà. Dobbiamo anche rompere quelle cose lì. Certo. No. Ci sono quelle cose lì che sono dentro. Che ci tengono attaccate anche. Come si rompono quelle cose lì? Come mai non lo sai? Perché? Perché fanno così? Si agganciano. No, sono sempre dentro così. Secondo me, quello che basta per eliminare tutte queste cose è una cosa molto semplice. È semplicemente un atto di volontà. Non c'è una cosa meccanica dietro. È volere. Uno vuole e la cosa accade. Non ha neanche importanza sapere come. Non ce ne può importare niente. Uno vuole e la cosa accade. Chi vuole non sa nemmeno come ha fatto, ma lo ha fatto e continua a non sapere come ha fatto, ma non è importante, perché l'unica cosa che ha funzionato è la volontà, di farlo, l'atto di volontà che sta nella coscienza, è quello che può fare tutto. Tu, per esempio, da chi sei stato creato? Io vengo da un'altra, di là. Tu vieni di là? Eh sì. Certo. E chi è che ti ha creato? Quando? All'inizio. Non lo sai? No. No. Come mai non lo sai? Io non so inizio. Certo che non lo sai. C'è una parte di te che però è fatta della cosa che ti ha creato. Lo sai questo? Ne sei cosciente? Ma noi siamo venuti qui. Noi siamo in tanti. Sì. E come siete fatti? Già abbiamo deciso di venire qui. Come mai proprio qui? Perché ci sono delle cose. Ci sono delle cose. No. Perché qua devono accadere delle cose. Sì. E che cosa deve accadere qua? Devono cambiare tante cose. E cioè, quali cose? Che qua le cose si devono trasformare, perché non va bene così.
cos'è che deve cambiare? Come le cose funzionano. E tu perché sei venuto di qua? Ti ci ha mandato qualcuno? Noi abbiamo deciso di venire in tanti. In tanti? Noi siete una cosa sola? Sì. Avete deciso di venire? Sì. Bene. E come si può fare a cambiare le cose? Le cose cambieranno da sole. Sapete che noi, se riusciamo a entrare in tutto, allora possiamo. Certo. E come si fa a entrare in tutto? Come mai? Io. Ma c'è qualcuno che ci riesce? Qualche pezzo di te che ci riesce da qualche altra parte? Ogni tanto si collega. Ah. Subito fanno. Bisogna mandarli via. Dobbiamo fare in modo di cambiare delle cose. Come mai ci tieni tanto a cambiare le cose? Perché così funzioniamo meglio qua. E a te cosa te ne importa? Tanto vieni da un'altra parte. Perché a noi spetta fare delle cose. Chi te l'ha dato questo compito? L'abbiamo deciso tutti insieme. Bene. E come mai? Cos'è che vi spinge a fare tutto questo? Così è. Ma tu sei una cosa sola con tutti gli altri. Sì. Quindi non hai una tua identità, se non l'identità del tutto. Io ho il mio pezzo. Ma noi siamo una cosa sola. Bene. Come finisce questa cosa? Come finirà? Andrà bene. Sei sicuro? Sì. Quanto tempo ci vorrà? Poco. Ma questi non riescono, se non riescono a fare il loro dovere, poi se ne andranno. Loro chi? Questi parassiti. Loro cercano di impedire le cose. Come mai cercano di impedire le cose? Perché per loro dopo non c'è più possibilità. Ah, bene, una buona notizia questa. Loro hanno manipolato troppo. Troppo. E se le cose non cambiano poi?
è un problema. Loro lo sanno che stanno perdendo. Certo. E allora perché continuano? Perché non possono fare diversamente. Ma energeticamente è sbagliato. La loro energia è diversa. La loro è diversa. Non è la nostra. Loro sono diverso. Diverso. Ricordati che tu li puoi mandare via, semplicemente volendolo, perché parte della creazione è dentro di te. No, il tempo è tempo. Quando tempo cambia, energia cambia e le loro cose non funzioneranno più. Ce l'hai il tempo tu? Sei tu. Io. E come possiamo identificarti? Come? Che nome possiamo darti? Io mi sono Manuel. Ah, già. Bene. Ma da te? Ce l'hai un nome da te? O non ce l'hai? Un nome. Qual è il tuo nome? Non posso dirlo. Perché non puoi dirlo? Sarebbe interessante saperlo. È curiosità. Non indica le cose. Identifica. È interessante. Quello che loro faranno servirà. Servirà. Quello che loro faranno servirà. Perché muoverà le energie. Muoverà le energie. Perché quando l'energia si muoverà, non funzioneranno più loro. Bene. Loro cercheranno. Ma sarà diverso. Bene. Preoccuparsi. Però già che ci siamo, si potrebbe lavorare meglio se in questo contenitore non ci fosse più questa parassita. Certo. Bene, allora io te lo ridico, tu lo puoi mandare via. Dobbiamo disattivare prima quelle cose lì. Disattiva. Bene, è solo l'atto di volontà che ti serve, non serve altro.
solo volerlo. Volere è potere. Dico questo perché parte di te è parte della cosa che ti ha creato. Se la cosa che ti ha creato è stata capace di crearti, tu sei capace anche di mandarli via e di alterare la realtà virtuale che ti circonda. È semplice, non c'è niente dietro di meccanico, basta volerlo. Non c'è niente di meccanico, solo volerlo. È così semplice. Vuoi slegare? E quindi alla fine puoi sapere anche altre cose. Certo. Poi dopo non servirà più. Certo. Vedi che è importante che tu rimanga qui attaccato a questo contenitore. Se no dopo ti tocca rifarlo con un altro contenitore e si ricomincia da capo. Ma questa cosa qui no. Quanti saranno le persone che sono parassitate su questo pianeta? Tantissime. Tantissime. C'è qualcun altro da qualche altra parte che è nella stessa situazione? Quale situazione? Di parassitaggio, qualche altro posto dove c'è della vita. Certo. Certo. Tu entri in tutti i contenitori? Oppure li scegli? Non sono io che decido. E chi è che decide? Tutti insieme. Tutti insieme? Sì. Tutti gli abitanti di questo pianeta hanno una cosa come te dentro? No. No? Quanti? Hanno cose diverse. Hanno cose diverse? Qual è il tuo rapporto con lo spirito e con la mente? Bisogna collaborare. Da dove viene lo spirito? Da là. E te? Da dove vieni? Noi veniamo. E non è lo stesso posto dello spirito. Fa parte. Fa parte. E la mente da dove viene? No, la mente è lo strumento. No. Lo strumento? Sì. Ma ha una coscienza la mente? Sì, ma serve a collegare le cose. Serve a collegare le cose? Sì. Certo. Ma può fare tanto. Può fare tanto? Sì. Certo. Quale sarà il risultato finale di tutta questa operazione? Quale sarà l'uomo? Che fine fa? No, l'uomo deve continuare a esistere. Come mai? Perché l'evoluzione... No, loro no. Bisogna, deve continuare. Deve. Perché deve? Il risultato finale che si vuole ottenere da tutta questa operazione? Adesso deve continuare. E in futuro? Adesso deve continuare, poi avanti da solo. Avanti da solo senza il tuo aiuto? No, tanti altri.
perché ci si sta meglio di là? Perché noi siamo fatti così. E l'uomo? Andrà di là? Certo. Anche lui? Lui fa parte del di là. E come mai si trova di qua? Non ho qua l'inizio. E poi deve andare di là. Poi cambia. E il di qua diventa di là. Certo. E il di là cosa diventa? No, ci sono tanti passaggi. Tanti passaggi. Anche qui deve cambiare così. Piano piano. Sì. Ci vuole tanto tempo per cambiare. Io non so questo. Sai che cos'è il tempo? Io. Bene. Qua deve cambiare, questo sì. Bene. Anche lo spirito è d'accordo? Certo. Beh. Tutto. Lo spirito, l'anima e la mente. Tutti d'accordo. Tutti insieme possono ancora una volta buttare fuori quell'altro se lo vogliono. Qui c'era il pericolo. C'era il pericolo? Sì. E c'è ancora? Fare cosa? Ad arrivare come oggi. E non c'erano mai riusciti? Si è tornati indietro. Sono tornati indietro? No. Questa cosa qui che cambia. Non ha funzionato. E si è tornati indietro? Si è dovuti ricominciare. Quante volte è successo questo? Tante volte. Cosa ci fa credere che questa sarà una volta buona? Perché anche da altre parti c'è successo. E questa cosa ci dà la forza. Bene. Anche da altre parti è già successo. Sì. C'è stata una volta un uomo che era meglio di quello di ora. Su questo pianeta? No. E da qualche altra parte? Anche di là è cambiato. Anche di là è cambiato? Sì. Cosa è cambiato di là? C'è stata l'evoluzione. In tanti posti è stato fatto questo. Devi collegare di più allo spirito e alla mente. Di più. Sempre di più. Noi dobbiamo collegarci tra di noi. Perché è importante. Tanto l'energia, quando cambia, aiuta. Loro questo non l'hanno capito. Da che cosa si vede quando cambia l'energia? Perché cambia dentro tutto. Cambia tutto. Tra poco. Come mai tu non vai dentro il corpo degli altri, degli alieni? Dei serpenti e di questi altri. Ma noi siamo un'altra cosa. Siete diversi.
Non ci potete proprio andare. No. Loro vorrebbero, però. E certo. Sì. Loro vorrebbero. Per poi prendervi e tenervi lì. Loro vorrebbero stare qui. Ma non possono. Non posso. Bloccare. Quello che stanno facendo adesso. Quello che stanno facendo adesso. E come si fa? Con delle macchine? Anche. Anche. Basterebbe rompere le macchine. Non è solo macchine. E che cos'è anche? Più vuole, più cambia. Sì. Vedi che problema. Però, quando arriva l'energia? Quando arriva questa energia? Fra poco. Fra poco. Speriamo bene. Non basta sperare. Bisogna volere. Anche capire. Anche capire. Capire. Sì. Certo. Bene. Quindi, il tuo contenitore... Manuele deve essere contento di tenerti dentro, così lui può essere un utile strumento per la comprensione delle cose. Ma lui non capisce tutto. Spiegaglielo bene, no? Ma non capisce. E tu devi avere pazienza. Che fretta c'è? Quando arriva l'energia allora si può. Tanto lui nel frattempo capisce. Quindi, ricordiamo i punti fermi. Tutte le volte che tu vuoi, puoi comunque infastidire il parassita di Manuele, il quale comunque se ne deve stare zitto. Se poi vuoi, lo puoi mandare via. Puoi fare tutto quello che vuoi. Basta la volontà di farlo. Ora, così, anche lo spirito di Emanuele, la mente di Emanuele, il corpo di Emanuele, tutti insieme capiscono. Ma man mano che io dico questo, prendono atto di questa nuova situazione, finalmente, e capiscono. La comprensione aiuta la coscienza. La coscienza è il posto dove sta la volontà. La volontà di eliminare l'alieno diventa sempre più forte. Bene. Pensi che sia utile parlare di queste cose con me? Certo. Bene. Anche tu. Anche per me è utile. Tutti insieme. Sì. Così insieme. Anche per Emanuele è utile parlare con te. Tutti. Beh, quando Emanuele vuole parlare con te, te lo devi stare a sentire. E gli devi rispondere. Così come fai con me? Così lui capisce. Tu gli dai questa possibilità di difesa. Che lo aiuteranno. Come lo hanno aiutato prima. Ora questi non vengono più a prenderli. Comunque abbiamo fatto, l'essere di luce se n'è andato. E così se vogliamo possiamo mandare via anche quell'altro. Non ci sono problemi. Se no ce lo teniamo dentro e lo utilizziamo. Non come lui utilizza noi, ma noi utilizziamo lui. E possiamo già utilizzarlo. Certo. Possiamo già. Certo. Perché lui è stupido. Lui è stupido? Sì. Sì. Perché ti dice i suoi piani. Certo. Ti dice i suoi piani.
manda questa energia? Qualcuno? È l'evoluzione. Arriva. È l'evoluzione. Esatto. Beh. Bisogna però coglierla. Coglierla. Sei pronto? Ti capisci? Volere. Volere. Quando hai deciso, avete deciso di intervenire? Da subito. Quando? Cosa? Sbagliata domanda. Perché avete deciso di intervenire sull'uomo? Perché era necessario per la sua evoluzione? Per un altro motivo. Perché noi andiamo in tanti posti. E questo posto qua doveva cambiare. Ma non decido io. No, non decido. Siamo tutti. Tutti insieme. Tutti. Tutti. È così. Perché non me lo vuoi dire, la tua identità, il tuo nome? Per quale motivo? Fai bene. Bene. Perché noi. Perché poi. E più. Per il colore. Sì. Perché. Lui. 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 Cose. Certo. Beh. Noi diciamo il suo. Ma lui è stupido. Però delle cose le sa. Ma non c'è da preoccuparsi. Tra poco non ce l'avrà più. Come è fatto il posto da cui vieni? È molto diverso da qui. Sì. Che cos'è diverso? Tutto. Tutto. È tutto diverso. È di là. È di là. Dove deve andare a finire anche l'uomo. Anche tu. Qui. Tutti veniamo da tante parti. Cosa vuol dire questo? Si passa di qui. Si passa di qui. Sì. Sì. Si può venire qui. Da tante parti. Per andare tutti di là. No, qui deve andare di là. È il qui che deve andare di là. Sì. Perché sennò questo posto qui può finire. Con
conosci tutte queste parti? Io no. Sono tante queste parti. Tantissime. Ma sono infinite o finite? Io questo non lo so. Ricordati tutte le volte che Emanuele vuole parlare con te. Bene che tu gli risponda. Così vi sentite più attaccati, più insieme, più vicini. E anche lui può partecipare a questo progetto in modo più consono. Bene. Ora io conterò fino a 10. E mentre sto contando, tu ti ricompatterai ancora più forte di prima, col tuo spirito, e con la tua mente e col tuo corpo, ancora più forte, come non hai mai fatto prima. Più saldamente siete legati, più nessuno potrà darvi noia, fino a che non raggiungete una coscienza unica, tutti insieme, un'unica coscienza. In un contenitore, che è il corpo di Emanuele. Tutto funzionerà molto meglio, ma man mano che conterò, questa cosa accadrà sempre di più, sempre di più, sempre di più. E tutto andrà molto meglio d'ora in poi, perché si avrà la coscienza di sapere cosa sta succedendo, sempre, sempre di più. Io comincerò a contare, e quando avrò contato fino a 10, tutta questa cosa che si è riunita insieme, corpo, mente, anima, spirito, potrà riaprire gli occhi e ritornare nel mondo normale, nostro, solido, di tutti i giorni, fino a che non ci rincontreremo e riparleremo insieme, magari un'altra volta. Quando hai voglia di parlare con me, lo puoi fare. Basta che lo dici al tuo contenitore, il tuo contenitore lo dice a me, e noi parliamo. Ora conterò fino a 10, e mano a mano che conterò, tutto si ricompatterà. Quando avrò detto il numero 10, l'ultimo numero, Emanuele potrà riaprire gli occhi. Emanuele, cioè la sua anima, la sua mente, il suo corpo, il suo spirito. Comincio a contare. 10. Poi le pelle.